Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bene, bentornati. Intanto c'è stato un cambio in corsa. Ha cambiato posto, non è andato via ancora qua Davide Bramati, però ha dato il posto a Mattia Cattaneo, che salutiamo. Io farei un applauso. Anche perché Mattia è da stamattina che sei in giro, mattina presto, sei andato in Belgio, sei tornato, sei venuto qui ospite da noi, giusto? Sì, diciamo che è stata una giornata un po' impegnativa, però venire qua era d'obbligo, perché con i miei amici se non venivo mi tagliavano le gambe, quindi... È partito l'applauso degli Oleggio, che non avevamo ancora salutato, diciamo gli Oleggio. Sì, esatto. Sono i tuoi supporter. Beh, loro, partiamo con la parte bella, perché vedo già... Michele si è già preparato, poi anche Ale, sono in prima fila loro. Però loro li trovi sempre anche a bordo corsa, quando si può, fare il tifo, incitarvi a tutti voi. Sì, ogni tanto li trovo anche sotto casa, però. Bella viaggia però, dai. No, scherzo. No, comunque sono super fan e per me hanno qualcosa di, non so, di particolare, perché davvero per me sono super super amici, e davvero per me loro sono tifosi, amici e tutto, mi sopportano e mi supportano in tante occasioni, mi chiamano spesso e anche magari soprattutto nei momenti che sanno che sono un pochettino più giù, in difficoltà, piuttosto che ci sono sempre. Per me loro sono davvero amici. E quanto, ma con loro parlate di ciclismo o parlate di altro? E questa è la cosa magari bella che staccate? Parliamo sia di ciclismo che di altro, no? Ah, vogliamo sapere anche di ciclismo? Sì, no, parliamo anche di ciclismo, perché comunque anche loro come me sono strappassionati di ciclismo, e quindi parliamo anche di ciclismo, però abbiamo anche tante altre cose di cui parlare. Poi loro, vabbè, loro non è che manca la fantasia, quindi l'argomento lo trovano sempre, ecco. E tra l'altro poi hanno trovato un altro socio, che è Ivano, con i Ivi, che salutiamo lui, anche Ivano. Lui è stato la ciliegina sulla torta. Ha completato un po', sta completando la squadra pian piano. Sì, no, vabbè, ma sono una squadra super. Bene. Ma quanto sono importanti i tifosi comunque per voi? Veramente durante la stagione e anche durante le gare, adesso poi che sono tornati il pubblico lungo i percorsi. Ma credo che i tifosi siano una componente fondamentale del ciclismo, e credo che in certi frangenti ti permettano di non mollare, o comunque ti fanno dare un qualcosa in più. Parlando con Masna dopo il Lombardia, mi ha detto: ho fatto la boccola, non mi sono neanche accorto di aver fatto la boccola, perché era piena di gente. Questo è l'emblema del fatto che di quanto siano importanti i tifosi per il ciclismo. Cioè, io farei comunque un applauso, perché è una cosa bella del ciclismo, e soprattutto penso che sono, e Fausto credo che sia testimonianza, sono quelle cose che poi ti porti sempre nella testa e per sempre, perché sono quei momenti che fotografi della tua vita ciclistica e andando avanti. La tua stagione invece come è stata? La tua stagione è stata una stagione che ha avuto comunque anche dei bei risultati. Ti è mancato qualcosa o sei soddisfatto? Ah, per me onestamente è stata la mia miglior stagione da quando sono professionista, quindi se devo avere magari qualche rammarico, magari ti dico una tappa al Tour, perché comunque andavo forte e con un po' più di fortuna avrei potuto ottenerla, però per me è stata veramente una stagione super, e niente, speriamo di continuare su questi livelli e magari migliorare un pochettino in alcune specialità come le crono, a cui comunque tengo molto, quindi per me questo è l'obiettivo dell'anno prossimo, è questo, cercare di migliorare un pochettino a crono per cercare di vincere qualche crono. E tra l'altro te sei andato forte alla crono finale, quella del Tour de France. Sì, diciamo quella... che quest'anno sono stato a livelli ottimi, direi, e manca ancora qualcosina per poter essere super super competitivo, però si cerca di perfezionarlo. Esatto, sì, ci proviamo l'anno prossimo, dai. Andrea, cronometro,
te invece com'è il cronometro? Cronometro brevi me la cavo anche. Quest'anno alla Vuelta, prima tappa, una crono breve di 7 km, 7-8 km e sono arrivato nei primi 10, quindi me la sono cavata. Su quelle più lunghe invece penso che devo lavorare. Sinceramente di lunghe non ne ho mai fatte, quindi ci lavoreremo. Quindi preferisci robe esplosive? Sì, esatto, le salite corte, esplosive, esatto. Quindi gare di un giorno, le classiche, ti piacciono? Esatto, quelle, sì. A parte la Ligi, Sanremo, quelle gare lì, Lombardia come Fausto? Troppo duro Lombardia anche, però forse magari un po' troppo duro. Però se magari un anno dovrei puntarlo veramente, potrebbe essere anche adatto a me. Allora, un vostro compagno di squadra ha detto: il mio sogno è Lombardia, Davide Ballerini. Cosa gli dite a Davide? Deve lavorare. Per Ballero forse un po' troppo duro Lombardia, non so. Devo cambiare percorso? Forse sì. Voglio qualche salita. Davide, punta alla Sanremo, che è più adatta, giusto? Esatto, la Sanremo sì. Fausto, invece a parte Lombardia, l'anno prossimo non so se torna ancora a Bergamo o ritorna a Como. Credo che ritornerà a Como l'arrivo, perché alla fine fanno un anno a Bergamo, un anno a Como, per cui sarà fatto all'incontrario. Quindi, beh, però anche quello è adatto a te, alle tue caratteristiche? Diciamo che forse è più adatto a Baggio, quello del prossimo anno, perché c'è il Civiglio, che è una salita di 12-13 minuti, per cui più breve, e di solito la selezione viene fatta su quello, sul muro di Sormano, che comunque non è una salita lunga, ma è una salita, diciamo, considerata quasi più esplosiva rispetto che di resistenza. In squadra avete il campione del mondo, com'è con Alaphilippe? Due anni di fila campione del mondo, quindi grande conferma. Ma sicuramente lui è quel corridore che tutte le squadre vorrebbero, perché è veramente un capitano con la C maiuscola. Non ti fa sentire il peso del tuo lavoro quando corri con lui, non ti fa sentire, ti fa sentire a tuo agio, e poi è veramente una persona molto umile, tranquilla, e con la quale riesci a stare bene e con la quale riesci a legarti anche amichevolmente, perché è veramente buono, per cui riesci a fare gruppo. Penso davvero che sia l'immagine perfetta di un campione del mondo, e anche quest'anno che indosserà la maglia ancora con la nostra squadra è un bel vedere. Tra l'altro lui, ho visto durante la stagione, che si mette anche a disposizione dei compagni, quando vede che il compagno si può giocare la gara o sta bene così, lavora anche per la squadra? Sì, assolutamente, come dicevo prima, è campione in tutte le cose che fa. Il campione si vede anche quando ammette di non star bene e si mette a disposizione di un compagno che magari non ha ancora vinto, va a prendere le borracce, si comporta gregario. Al Tour de France l'abbiamo visto sempre sul finale tirare le volate con Katta e Cavendish con la maglia di campione del mondo. Non sono cose che succedono sempre, però lui è un ragazzo così, è un ragazzo che si fa voler bene e che merita di indossare la maglia di campione del mondo anche il prossimo anno. Tra l'altro anche nella gara che ha vinto Ballerini aveva lavorato nella piccola classica che aveva vinto inizio stagione, giusto? Ho visto che c'era stato un lavoro importante anche di Alaphilippe. Sì, sicuramente, poi quindi... questo è il nostro modo di correre. Penso che la nostra forza è basata sul fatto che siamo tanti uniti, sul fatto che alla fine siamo onesti con noi stessi, e quando uno dimostra di andare più forte tutti sono disposti ad aiutare il compagno di squadra, anche se non è considerato un campione, ma se dimostra di andare più forte c'è tanta umiltà. E Bramati in ammiraglia? Nelle radio? No, Brama è sicuramente qualcosa in più che abbiamo in squadra, no? Tutti si trovano bene, tutti i corridori apprezzano il suo lato scherzoso, ma allo stesso tempo professionale quando c'è da lavorare ed essere seri. E al momento mi sto trovando bene lavorativamente, ma anche al di fuori si è creato comunque un rapporto di amicizia, perché siamo tutti, siamo in quattro italiani, siamo gli emigratis, come ci definisce lui, e per cui è un bel gruppo e continueremo comunque a lavorare in questa direzione. Andrea, quando sei arrivato in De König, avevi già visto i video di Bramati in ammiraglia? Li avevo visti ormai, erano famosi, quindi sì. E cosa pensate? Adesso ve lo sento nella radio, cavolo. Esatto, però sinceramente non è così.
sì, quando si vince è così, però in gara è molto professionale, dà le giuste indicazioni, quindi... Beh, penso che poi a sentirlo gridare vuol dire che vinci. Esatto, quindi... che è un buon risultato, sì. È una bella cosa. È una buona cosa, sì. Beh, Francesca, voglio farti... Bravo, Brama. Faccio una domanda. Cosa ti piace del ciclismo? Ti ho fatto la domandona. Dai. Cioè, il corridore, hai un corridore... Che tipo di corridore ti piacciono? Velocisti, attaccanti, scalatori. Quelli che si impegnano. E allora dai, abbastanza che... tutti. Quelli che non sono un talento innato, ma che con il lavoro arrivano. Madonna. Il cannone, Marco, perché ha dato una risposta. Aspetta, io non ero né un talento, non sono neanche arrivato, quindi però no, cosa... è un grande opinionista, eh. È un bravo opinionista. Cosa vi piace, quindi... del ciclismo? Che è lo sport che ti passa sotto casa, no? Lo sport dove non c'è il biglietto da pagare, è lo sport della gente. Solo perché è gratis. No, va bene, eh. No, è lo sport della gente, è lo sport che... Sì, quindi questo secondo me... Io lo vedo anche con le mie amiche che magari non sono super appassionate, però magari capita qualche corsa che gli passa sotto casa e allora vanno a vederlo, no? Quindi secondo me... Poi vedono i bei ragazzi, vedono che sono forti, il ciclista... Questo non gliel'ho chiesto, però magari chiesto? Danilo glielo chiederà, poi ti faccio sapere. La prossima domanda, allora, la prossima. Bene. Passo di qua allora, che se Francesca mi uccide. Scherzo. Tilde. Io, oddio, ok. Allora, cosa ti piacerebbe del ciclismo femminile? Di quello che... come lo vorresti? Vorresti che cambiasse qualcosa? Adesso stanno cercando di adesso... fare più cose, giusto? Sì, piano piano diciamo che stiamo un po' risalendo, diciamo che non c'è mai stata questa parità, ma e neanche adesso c'è, cioè, ovviamente, però c'è stato un miglioramento e secondo me siamo sulla strada giusta. E se portano 250 km di gara? No, vabbè, oddio, nel senso, tutto un limite. No, però secondo me sì, piano piano si arriverà ad avere, non dico la parità, ma il giusto equilibrio. Sta crescendo, sì, la visibilità, i team, l'organizzazione, sì, il fatto di fare world tour, i vari... stanno... No, questa è una cosa molto positiva e... sono molto contenta di questo, spero che appunto si possa arrivare ancora più in alto, però sì, c'è stato già un netto miglioramento. Chi è il tuo idolo? Quando corre? Oddio. Maschile o femminile? Femminile, Marianne Vos, ma penso che sia un po' l'idolo di tutti, quindi un po' banale come... Magari per chi è stata battuta da Vos, no? No, esatto. Visto che le ha battute tantissime. Esatto. No, però sì, lei è decisamente un esempio sia in gara che fuori, secondo me, perché anche fuori è molto umile e ha classe, mi piace come persona. Beh, io ho detto, secondo me ha dato anche un valore aggiunto ancora alla vittoria della nostra... Sì, esatto, e di Elisa, Balsamo, esatto. Quindi con la vittoria, perché ha battuto una grandissima campionessa. Sì, la migliore forse. E poi l'ha battuta la grande, quindi è stata bellissima la vittoria. Certo. Marco... Champions League, non di calcio, Champions League, sì. E quando ho sentito Champions League ho detto, va a commentare il calcio, Marco. No, Champions League domani sera, mi raccomando, tutti a vedere. Allora adesso correranno Londra. Londra e stop. Hanno corso, è l'ultima. L'ultima, sì. Le ultime due, perché ci sarebbe stata anche Tel Aviv, ma hanno chiuso il paese, di conseguenza annullata la prova. Com'è di la formula della Champions? Ma è una formula molto bella, nel senso che effettivamente i corridori di endurance, che normalmente si chiama endurance perché corrono parecchio, corrono poco, mentre invece i velocisti, che sono abituati a fare due volate al giorno, corrono parecchio, perché fanno tutto il torneo di velocità più il keirin, mentre invece l'endurance fondamentalmente fa 20 giri di scratch, che sono 5 km, e una gara eliminazione, quindi c'è sempre il primo a essere eliminato. Ecco, io ero uno di... no, io arrivavo alla fine dell'eliminazione, no, solo l'eliminazione. No, solo l'eliminazione, arrivavo quasi sempre alla fine. E c'è... adesso. No, vai a vedere, perché è vero. Che Matilde adesso che va a vedere. Quindi
corridori di endurance fondamentalmente corrono un po' meno rispetto ai velocisti, però è molto bello, ci sono degli atleti fortissimi, il campo è veramente con grandi atleti, soprattutto nel settore veloce ci sono i più forti atleti del mondo, quindi è molto bello da vedere. Adesso andiamo ancora in un'altra pausa e poi ci rivediamo qui con i nostri ospiti. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in trasmissione, qui con i nostri ospiti, in questa parte finale. Prima ho interrotto Tony. Tony, dimmi. Intanto, te del ciclismo cosa segui? Segui anche professionisti? Sì, sì, dai più piccoli fino ai professionismi, strada e pista, prevalentemente. Strada e pista. State lavorando per i vivai, per sviluppare un po' il ciclismo, allora, in Svizzera, rilanciare? Io ripeto, io vengo dalla Svizzera, ma comunque guardo il ciclismo a livello mondiale, nel senso che sono arrivato a una maturità, anche qualifiche, che riesco a vedere il ciclismo da un altro punto di vista, almeno infatti su quello ultimi anni ho visto cosa manca secondo me, e su quello sto lavorando per dare, diciamo, seguito. Quando io parlo di giovani, per me l'aspetto giovani, io la vedo di costruire qualcosa, dargli spazio e dargli soprattutto come devo dire, dargli attenzione, che oggi io lo dico per me che c'è poco tempo per far tutto, e alla fine sto cercando di lavorare su un certo modo per proprio dare più spazio ai giovani e farli maturare con l'ABC del ciclismo, diciamo così, con quello che secondo me ultimi anni viene un po' a mancare. Bene, comunque diciamo, se vogliono seguirti, tu hai il tuo sito, sì, che è Tony Milano, il Guerriero, giusto? TonyMilano.ch, il Guerriero, sì, mi trovate. E quindi lì possono vedere tutto quello che realizzi, sì, lì, quello che fai tutto. Anche con Teleton Svizzera. Sì, sostengo la fondazione perché comunque mi riguarda personalmente. E per la ricerca. Per la ricerca, anche lì la stessa cosa come il ciclismo, mancano comunque delle risorse, manca l'attenzione. E visto che mi riguarda personalmente, e comunque sono molto in movimento, riesco comunque a coinvolgere la gente, cerco comunque di sensibilizzarli anche su quel lato lì, che comunque il ciclismo fa parte, una scuola di vita per me, quella parte lì fa parte della vita. Bene, noi ti facciamo un applauso e complimenti. Grazie. In bocca al lupo. Marco, ti vediamo, siamo arrivati ai saluti finali perché siamo già in conclusione, quindi noi ti vediamo in televisione Eurosport. Mi sentite? Vederci, ci vediamo, sentiamo qua. Te, ci Luca, sentiamo. Gregorio, gli altri compagni d'avventura, giusto? Sì, sì. Io, Luca, Magro, Panchetti, Legna, tutti. Bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi lupo, lo stesso per te. Bene, grazie. E mille. Per i ragazzi, un grande 2022. Matilde, beh ragazzi, non gli hai fatto una Matilde, scusami. Allora chiedo scusa perché mi hanno bacchettato. Io ragazzi generalizzo, vedi? Invece bisogna dire ragazze e ragazzi. Ecco, bravo Anco, bravo. Mattia, sei salvato il corner, eh? Sei salvato? Sì, il corner. Allora, Matilde, noi ti rivediamo in gara, da quando è che iniziate le gare? Adesso cominceremo a marzo. 6 febbraio. Ah ma già? Ah ok. Gli è arrivata in diretta una notizia, pensavo iniziare a marzo, 6 febbraio. Vabbè. Contenta? Okay. Sì. Sei pronta? Sì, più o meno. Bene dai, bocca al lupo. Grazie, per le gare. Poi grazie mille. Ti vogliamo vedere ancora a Bike Show, poi verrai il nostro ospite. Assolutamente, aspettiamo. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a voi. Andiamo. Mattia, oh Mattia, se ti dicono in diretta un mese prima inizi a correre. Matilde, sei vabbè, la capisco, poverina, dai. È un colpo, magari un pelino un po' più di preavviso ci poteva dare. Però va bene così, dai, fa parte anche questo. Voi adesso andate in ritiro invece, giusto? Sì, se inizio settimana prossima andiamo in ritiro a Calpe. E andiamo dove andiamo ormai da quando sono in decoding, sempre lì, quindi iniziamo la preparazione, 10 giorni per ripartire un po' tutti insieme e gettare le basi per la prossima stagione.
E tra l'altro voi comunque fate in una stagione, fate più ritiri, perché una volta se ne facevano pochi, adesso invece ci sono magari un pochino meno gare ma più anche ritiri per cercare di perfezionare tutto il lavoro e gli obiettivi. Sì, noi come squadra ne facciamo parecchi di ritiri tra quelli invernali e in altura per preparare le varie corse, però credo che siano un aspetto fondamentale del risultato che poi si ottiene in corsa, perché si crea il gruppo, si crea l'amalgama tra i corridori proprio in queste situazioni, quindi credo che sia uno degli aspetti fondamentali della nostra squadra. Prime gare ti vediamo quando? Dovrei iniziare a febbraio alla Valenciana, quindi chiediamo a Bramati mica chi arriva, a meno che il Brama abbia cambiato calendario. Sì. No, abbiamo perso Brama, quindi non lo chiediamo, comunque in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi. Grazie. Andrea, quindi ritiri, tu invece anche tu inizi in calendario diverso da Io Mattia. Inizierò a metà febbraio la ruta del Sol in Spagna. Obiettivi, primi obiettivi? Primi obiettivi saranno le classiche del nord, le Ardenne come Amstel, Freccia, Liegi. Per Sanremo che sono i corridori esempio di squadra? Alaphilippe sicuro? Alaphilippe sicuro, e sarà anche Ballero. Remco non lo so, ma non penso. E poi chiedo una cosa, gli ha chiesto a Fausto, tanto bocca al lupo Andrea, grazie. Grazie mille, grazie per l'invito. Fausto, di Remco, che non abbiamo parlato, però che ha doppiato, ha messo fuori corsa, diciamo, alla Bernocchi tutto il gruppo, è stato un po' clamoroso, come diciamo, è un corridore che ha dei numeri veramente importanti. Sì, quella della Bernocchi, semplicemente quando siamo andati sul circuito, era un circuito corto, il gruppo arrivava, non potevano, non so dove si è letto che ha doppiato il gruppo, perché anch'io ero in gara, però non c'è stato nessun doppiamento. Tu eri davanti però. Sì, ero davanti. Però comunque sia, Renko è un talento che tutti hanno visto, probabilmente lui non ha ancora avuto la possibilità di dimostrare le sue potenzialità in una grande corsa a tappe o in una corsa che conti di quelle 10 che monumento. Entri nell'Olimpo, esatto. Però secondo me è solo una questione di tempo, perché la testa ce l'ha, il fisico al momento anche, per cui deve solo avere spazio, deve avere meno pressioni e sicuramente si toglierà grandi risultati, perché appunto è veramente un nuovo fenomeno. Tuo appuntamento dove ti vediamo? Io come gli altri ragazzi andrò adesso, faremo il ritiro di dicembre, poi quello di gennaio, e credo che inizierò a fine gennaio in Argentina, quindi non in Europa, e sarà una gara, l'ho già disputata 3 volte quando ero in Androni, per cui mi piace molto partire al caldo, partire prima rispetto al calendario europeo. Manca poco, ormai 2 mesi e siamo già nati di partenza. Esatto. Bocca al lupo. Crepi. E grazie intanto, grazie anche a te. Francesca, noi ti vediamo dove? Lunedì con Bertazzo su Bike Channel e poi il 20 dicembre con Nicolas Roche. Peraltro insomma, è una puntata molto bella dove abbiamo parlato di un Nicolas Roche proprio a 360 gradi. Nicolas che... Che ha chiuso la carriera, ha fatto l'ultima corsa a Monaco con i ragazzi e è veramente secondo me un corridore da prendere come esempio. Bene, complimenti a te per la tua carriera, per la tua avventura. Grazie. E il tuo servizio. Grazie. Complimenti. Allora, in conclusione beh, io volevo salutare, intanto ringraziare tutti gli sponsor della serata, Birra San Gabriele con Gabriele che è qui ospite questa sera, quindi lo ringrazio, è un supporto. Ivano Pezzotta con Ivi, quindi sempre il nostro supporto. Io dico sempre il terzo di noleggio, a parte gli scherzi, per una grande azienda e quindi con bellissimi prodotti. Ringraziamo poi Maurizio Grande con l'osteria San Rocco. Saluto i miei amici di Radio Europe e poi saluto anche gli amici del condominio, li chiamo perché è una trasmissione radio che facciamo con ciclismo a 360 gradi e quindi li saluto a lunedì, noi siamo sempre in collegamento, che sono qui ospiti. Quindi un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono intervenuti questa sera, a tutti gli amici.
E poi vorrei fare un grande forza Johnny, un grande in bocca al lupo, proprio perché vogliamo rivederti alle gare, a rivederlo proprio. Quindi forza Johnny, l'appuntamento è sempre con By Show, con noi, sempre sullo stesso canale. Ciao a tutti. Dalla cucina dell'osteria San Rocco, un saluto a By Show. Un saluto a tutti gli amici di By Show TV dall'osteria San Rocco. Ciao. Ciao. Grazie. Show TV.